Andiamo verso la, conclusione della nostra della fase finale del torneo Under 20. Ringraziamo ovviamente tutte le squadre che hanno partecipato e ringraziamo gli staff che hanno seguito. Devi abbassare le protezioni. Ringraziamo tutti gli staff che hanno seguito le squadre, ovviamente, e ringraziamo anche tutti i genitori che hanno accompagnato le ragazze e continuano ad accompagnarle per far vivere queste emozioni e queste esperienze. Grazie a tutti. Abbiamo qui. Devi abbassare. Abbiamo qui con noi Vito Di Gioia, segretario del settore giovanile scolastico nazionale, a cui cedo la parola per un breve saluto. Nel frattempo ci prepariamo per la premiazione. Allora, terminiamo oggi un bellissimo percorso fatto tutti insieme, è durato qualche mese, un percorso che si riaprirà subito immediatamente dopo questa bellissima fase finale. E apprezzabile anche il lavoro qui con il quale avete cercato di studiare. Siamo veramente contenti, rappresentate anche forse la parte più bella del nostro movimento. Complimenti quindi a voi, alle vostre società che vi hanno permesso di arrivare fin qua, e soprattutto anche ai vostri genitori che vi seguono e vi danno la forza per provare questo bellissimo sport. Bravo, bravissimi a tutti, complimenti. Prima di tutto un ringraziamento dobbiamo farlo a chi ci ha permesso, anche di giocare, e in questo caso sono gli arbitri che hanno diretto le gare, gli arbitri delle sei società che ora chiamiamo, a cui abbiamo una targa ricordo dell'evento, premiano Vito Di Gioia e Diana Bellucci, il coordinatore del settore giovanile scolastico del Lazio. E chiamiamo per il Napoli Mirko Galano, un applauso. Per il Parma Cash 1913 Franco Covelli. Per il Parma Cash Danilo Sezzi. Per il calcio padel femminile Adriano Zirio. E per il Delfino Biancazzurri Clara Brunozzi. Maria ti ragazzi, un passo più dietro. Brave grande Napoli, vittoria. No.
Benio, grazie. Grazie. È nato senza dita. Grazie ai suoi arbitri. È nato senza dita. Ed ora cominciamo con la premiazione. Vediamo le ragazze a passare tra le due vele che abbiamo predisposto e a prendere poi la propria medaglia, le ragazze insieme ovviamente allo staff. E cominciamo dal sesto posto. Sesta classificata, il Sassuolo Calcio. Buona Bonucci. E per il Napoli è presto. Prendete la vostra medaglia, un tavolo e indossatela. Una medaglia a testa. Dino, oggi non mangi. Bene, complimenti ancora al Sassuolo che torna al primo posto. Quinta classificata, AC Milan. Quinta classificato il Milan. Classificata Delfini Biancazzurri. Scusami, come si fa la diretta? Aspetta, ora te lo metto più. Ecco tu. Inizio già. No, no. Andiamo per le mani. Dai, e poi va da solo. Anche se qualcosa mi esce. Allora, dai. Thank you.
classificata Delfini Biancazzurri. Ora il terzo posto conquistato, quindi terza classificata, il Parma Calcio. Conquistato dal Parma, seconda classificata, la squadra del Calcio Padova femminile. Alla promozione del primo posto, un ringraziamento particolare allo staff del coordinamento del federale regionale del Lazio e ai collaboratori, ai delegati che sono venuti dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dall'Abruzzo per seguire le squadre. E quindi vita di gioia, lascio una tarda ricordo alla una targa ricordo per la finale nazionale allo staff che ha collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Grazie a tutti, invitiamo a tutto lo staff e i collaboratori del settore scolastico.
presidente. Grazie, grazie a tutti. Ed ora... vincitore di questo torneo dopo l'ultima edizione. Aspetta, aspetta, Aurelio, zitta, shh, se giro si vede meglio così, si vede meglio così. Musi, musi, visuale!